espositori, amministratori e visitatori hanno caratterizzato la seconda edizione di Expo Taroceno, svoltasi nel fine settimana nel ricordo dell'Andrea Borri e dedicato al bosco e alla terra. Presso il comune di Albareto si raccolgono le firme relative alla richiesta di 6 referendum presso l'ufficio segreteria. La raccolta termina il prossimo 20 settembre. Buona la partecipazione di pubblico ad Albareto in occasione dello spettacolo che la Proloco e il corpo bandistico locale hanno organizzato a favore della piccola Chanel di Oriano. Venerdì prossimo in Biblioteca Manara a Borgo Taro, ultimo appuntamento con il laboratorio gestito dagli animatori di Creativamente. Si comincia alle 17 con la lettura di un libro. Rimane aperta sino al 31 agosto la bella mostra al Museo delle Mura di Borgo Taro di Fabio Natale, pittore per passione che realizza le sue opere ad olio, acquarelli e pirografie. La pioggia non ha fermato il premio Compiano Sport che si è svolto all'interno del maniero e ha ospitato alcuni dei grandi campioni del ciclismo. Gimondi e Adorni sono stati i vincitori di questa edizione. Buonasera, benvenuti al TG di RTA. Nel ricordo di Andrea Borri e con una dedica al bosco e alla terra, la seconda edizione di Expo Taroceno si è svolta nel fine settimana appena trascorso a Compiano. Tantissimi gli espositori presenti, così come le autorità che sono giunte a Compiano e che hanno giudicato Expo un'ottima manifestazione per l'intero territorio della montagna, assolutamente da coltivare e mantenere nel tempo. Caterina Siliprandi, questa è una bella soddisfazione perché la cultura è il collante di tutta questa manifestazione che parla, guarda caso, di natura, di ambiente e di coltivazione. Sì, noi come Fondazione Borri, ma insieme anche ai due centri studi, abbiamo scelto di affiancare alla prima edizione questa seconda edizione a carattere tematico. In sostanza, la dimostrazione che le idee, quando sono buone e soprattutto quando riescono ad aggregare, portano a questi risultati. Risultati, secondo me, che mettono in luce le eccellenze che ci sono sul nostro territorio, che noi vorremmo sempre più valorizzare e vorremmo che molti conoscessero, perché sono tante e veramente possono fare quel sistema di cui molto si parla, ma che si deve attualizzare velocemente. Giampaolo Dallara, un grande amico di Andrea Borri, un ricordo accorato più che di un collaboratore, di un amico. Sì, un amico col quale ho avuto occasione di passare i miei primi anni in città a Parma e col quale ho potuto condividere, io ovviamente in una parte molto defilata, i suoi successi di carattere politico e anche le sue passioni e i suoi sogni. Qualcuno ha paragonato Borri a una pianta che ha piantato radici forti, che ha messo radici forti e che sta continuando a produrre frutti. È un paragone che calza? È un paragone che calza, perché se in questo momento siamo qui a parlare di Andrea Borri è proprio perché il suo ricordo è importante, il suo ricordo ci porta anche a riflettere su come possiamo onorarlo meglio in futuro. Regione Emilia-Romagna sempre in prima fila quando si tratta di cultura, imprese e di valorizzazione del territorio. Sì, è un, credo oltre che un piacere, un dovere. Tutto il territorio ha pari dignità, pur nella diversità e nelle specificità. La montagna, in particolare la Valtaro-Valceno, ha delle enormi potenzialità. Queste potenzialità vanno prima conosciute, poi vanno fatte emergere e poi vanno socializzate e messe in rete. È quello che con Expo Taroceno si sta cercando di fare da 2 anni a questa parte, e la seconda edizione mi pare che sia in continuità per certi aspetti con quella dell'anno scorso, ma molto migliorata sul piano della partecipazione e anche della qualità. Laboratorio Appennino è nato da un ambiente Borri, fra le altre cose, dal Borgo, che sta lavorando sempre di più con delle iniziative che addirittura non si riesce neanche ad elencare per la quantità e la qualità. Sì, bisogna che tutto quello che si muove sul territorio stia in rete, e sul territorio ci sono ottime iniziative, ottimi prodotti e grande qualità delle persone.
Adesso sta, credo, all'intelligenza degli amministratori, da quelli regionali a quelli provinciali a quelli comunali, cogliere questa iniziativa che è nata poi dal grande lavoro di Ettore Rulli e di Caterina Siliprendi, cogliere questa opportunità e valorizzarla non solo sul territorio, anche se bisogna partire da qui, ma farlo diventare un'esperienza, un prodotto da esportazione e che sicuramente può dare grandi ritorni all'intera valle e in fondo non solo alla valle ma all'intera provincia di Parma. La più grossa soddisfazione? Tanto, voi ci sarete ancora, alla 10ª edizione me lo chiedete, sarà quella la soddisfazione. Una figura, quella di Andrea Borri, che qui presente il figlio, continua a 10 anni di distanza a produrre effetti positivi sull'Appennino e sulla provincia. Tante manifestazioni di affetto come quella di Giampaolo Dallara e tante attività che proseguono. Esatto, sì, innanzitutto devo dire che in questi anni, soprattutto in questo periodo che abbiamo come fondazione creato tantissimi avvenimenti, tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere mio padre in modo molto sincero e appassionato mi hanno sempre manifestato appunto il loro ricordo, come dire, non di facciata ma veramente di sostanza. Quindi, e noi come fondazione stiamo organizzando, in occasione del 10º anniversario della scomparsa, una serie di iniziative, molte delle quali si svolgono qua sul nostro Appennino, ed è un modo secondo me importante per ricordare l'impegno e l'amore che Andrea Borri ha sempre avuto per il nostro territorio della montagna, partendo appunto dalle sue idee che ha concretizzato durante la sua presenza alla provincia, l'idea appunto del riequilibrio territoriale e della difesa attiva del territorio. Comandante Fedele, la forestale è sempre in prima linea quando c'è bisogno di promuovere attività di sensibilizzazione ma anche di prevenzione sul territorio. Beh certo, si parla di bosco, i boschi, le foreste sono dei nostri grandi amici perché ci danno tantissimo richiedendo pochissimo. Pensiamo alla difesa idrogeologica del territorio, il bosco trattiene l'acqua, la rilascia con graduazione, tutela tutte le nostre montagne dal dissesto idrogeologico, fa un paesaggio molto bello, molto gradevole, turisticamente di grande importanza. Oggi diamo grande rilievo al bosco anche per delle nuove esternalità, per nuove positività che il bosco ci dà. Pensiamo che gli alberi, il bosco, sono gli unici che ci aiutano a contrastare i cambiamenti climatici, assorbendo i gas climalteranti. E poi tutti i prodotti che il bosco ci dà. Quassù vediamo alcune realizzazioni, ad esempio fatte con prodotti del sottobosco, i funghi, i piccoli frutti del bosco, il legno che, se ben con boschi ben gestiti, è una risorsa certamente importante. Luca Marcora, il moderatore dei casi di successo, fammi una sintesi dei casi di successo e dei problemi più grossi che hanno. Beh, abbiamo visto dei casi di eccellenza dove aziende agricole, aziende agroalimentari di piccole dimensioni sono riuscite a mettere insieme le forze, ma soprattutto per raggiungere una dimensione sufficiente per affrontare il mercato. Molto spesso noi da soli non riusciamo ad arrivare al mercato, ma mettendoci insieme e valorizzando le nostre produzioni locali, garantendone naturalmente l'origine e certificandone la qualità, possiamo invece avere successo anche in mercati fino adesso per noi sconosciuti. Quindi è stato interessante e positivo parlare di queste eccellenze. La montagna non è sempre un problema, non è solo un problema, la montagna deve essere orgogliosa di quello che produce e questi casi ci hanno dimostrato che sono produzioni appetibili per molti molti consumatori che cercano qualità, genuinità, certificazione dell'origine. Il responsabile dell'ufficio elettorale del comune di Albareto informa che sono depositati presso l'ufficio segreteria del comune i moduli di raccolta delle firme relative alla richiesta di 6 referendum che sono divorzio breve, lavoro e immigrazione, abrogazione del reato di clandestinità, droghe, niente carcere per fatti di lieve entità, 8 per 1000, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Ogni elettore iscritto nelle liste del comune di Albareto e interessato a sottoscrivere una di queste proposte di legge deve presentarsi presso l'ufficio segreteria chiedendo di Renzo Scarpenti tutti i giorni in orario d'ufficio munito di valido documento di identificazione. La raccolta delle firme avrà termine il prossimo 20 di settembre.
E mentre a Doriano si sta organizzando una grande manifestazione a favore di Chanel, la bimba di 2 anni che convive con una rara forma di tumore e che dovrà essere curata a Boston, e di questo grande avvenimento ne parleremo nei prossimi giorni, il comune di Albareto ha organizzato un piccolo ma altrettanto importante evento per aiutare i genitori di Chanel a raccogliere i soldi necessari per il viaggio, il soggiorno e le cure, un appuntamento voluto dalla Pro Loco e dal corpo bandistico locale. Questa serata è stata organizzata dal Corpo Bandistico di Albareto in collaborazione con la Pro Loco di Albareto. Abbiamo pensato di organizzare questa serata, che sarebbe la quarta serata di musica in salotto, e di dedicarla a Chanel, la bambina di Orleano che ha bisogno di cure mediche. Abbiamo invitato per l'occasione la Glenn Miller Band di Bedonia e ci esiberemo anche noi del Corpo Bandistico di Albareto. Abbiamo pensato di inserire un ingresso ad offerta in modo da destinare tutte le offerte a questa bambina e di tenere aperto anche il bar in collaborazione con la Pro Loco di Albareto, in modo che tutto l'incasso delle bibite arrivasse a questa bambina. È un nostro modo per sentirci vicino a lei e per contribuire alle sue spese mediche di cui ha tanto bisogno.